Torre Furnello è un'azienda che è nata nel 1998 come prima vinificazione, però l'azienda è un'azienda storica, risale al 1200, quindi ha un sacco di storia proprio perché era dei principi di Napoli, San Severino, però io ho iniziato a fare vino e trasformare le uve nel 1998. Siamo nei Colli Piacentini, io sono circa 100 metri sul confine, quindi sul confine con la Lombardia e il Piemonte, quindi è proprio una terra di confine. Si chiama Torre Fornello perché c'è questa torre del 1400 che è stata costruita a guardia del feudo, e Fornello perché questa località si chiama Fornello perché nel 200 c'erano, nel 1200, le fornaci dove cuocevano i sassi di calce e i mattoni di creta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i terreni sono misti, calcarei e argillosi. Va molto bene per la produzione del vino perché hai sfumature di profumi diversi. I profumi minerali nei terreni calcari, quindi vanno meglio per le uve bianche, invece nei terreni argillosi tendenzialmente cerchiamo di mettere uve rosse perché hai più profumi di cuoio, di tartufo, anche un sentore anche più animale. Il vino parlante ho deciso, ho pensato e ho ponderato molto, sono andato con i vini base. Tendenzialmente si pensa sempre che il vino parlante deve essere il vino più importante dell'azienda, però molte volte, comunque per quanto riguarda la mia azienda, il vino più importante forse è quello più di nicchia, quindi che si vende meno. Allora ho pensato di fare un discorso alla rovescio, di andare con un vino che si vende di più, proprio per far anche arrivare a tutti il progetto del vino parlante. Quindi ho deciso di fare un Gutturno frizzante e un Ortrugo frizzante, quindi un rosso frizzante e un bianco frizzante. L'Ortrugo è proprio un'uva autoctona solo dei Colli Piacentini, viene coltivata solo lì, è un'uva fantastica perché ha questi sentori di mela, questi retrogusti leggermente amarognoli che permettono il vino proprio di sgrassare bene, quindi è un vino anche che va bene a tutto pasto. Noi facciamo questa versione frizzante perché secondo noi la versione dove l'Ortrugo rende al meglio, insomma, proprio le sue massime caratteristiche, proprio questa nota aromatica che viene esaltata proprio con la frizzantatura. Il Gutturno invece ha una DOC solo dei Colli Piacentini e da disciplinare è Barbera e Bonarda, 60% di Barbera, 40% di Bonarda. La versione frizzante vuol dire che è un vino giovane. Questa vendemmia che presento è la vendemmia 2007. Io penso che nelle etichette ci sia sempre scritto troppo poco, quindi un progetto come Vino Parlante, dove hai questa etichetta fantastica, dove hai il territorio, il clima che è stato dell'annata, il vino, l'abbinamento, secondo me è fondamentale proprio per dare una comunicazione in più e anche un messaggio in più al consumatore finale, che secondo me è fondamentale perché oggigiorno abbiamo sempre meno tempo, diventa sempre più difficile comunicare di quel vino, quindi l'etichetta che è apposta sul vino parlante io credo che sia proprio un bellissimo progetto proprio per questo motivo, perché hai un sacco di indicazioni in realtà poi in quello che è una base di un'etichetta normale che si apre così a libro.